Niente più, ancora. Chiudi la porta, Herbert. Chiudi la porta. Bene, Nora, a venire da tuo padre. La mia piccola bambina. Bella. E va bene, sono qui. Dimmi cosa vuoi. Sono tuo padre, Nora, lo sai. Non volevi venire, non mi ami più. Io ti amerò sempre, papà. Ma odio questo luogo. Sai, la voce di Paul mi perseguita. Dimmi cosa vuoi. Io voglio che tu parli con tua madre. Non ascolta più da tempo la voce della ragione. D'accordo? D'accordo, bambina? Sì. D'accordo. Rachele, dove stai andando? Volevo solo andare un po' fuori. Allora io verrò con te. È una meravigliosa giornata. No, senti, vorrei stare un po' sola. Bambina, io posso capire cosa provi e certo non ti disturberò, ma non voglio che tu rimanga da sola. No, sai, zia Lillian, io credimi, ti sono grata per quello che stai facendo. Sei stata meravigliosa, davvero. Ma ora mi fai sentire come una prigioniera. Non credi che sto cercando di aiutarti? Oh, io non vorrei ferirti, zia. Ma tu mi segui dappertutto. Non posso neanche uscire fuori di casa. E poi ho l'impressione che tieni i miei amici lontano da me. Rachele, io sto solamente cercando di aiutarti. Per me adesso l'unico pensiero è quello di aiutarti. Ma perché non lo vuoi capire, tesoro? Rachele, io devo restare vicino a te finché non sarò del tutto sicura che sei fuori pericolo. Pericolo? Pericolo? Di che cosa? Non capisco. Prima hai detto che era solo immaginazione. E adesso ti comporti come se qualcuno volesse davvero uccidermi. Rachele, è per il tuo stesso bene. Ti chiedo soltanto di credermi, Rachele. Oh, no! No, non ti credo più! Rachele, devi credermi, Rachele. Non voglio più starti a sentire! Nora è qui. Vuole parlare con te. E io voglio parlare con lei. Anzi, è meglio che ci sia anche tu. So cosa stai cercando di fare e sono d'accordo. Davvero? Beh, qualcuno avrà ragione. Vedremo chi. Pronto? Sono spaventata, la prego, mi ascolti. Tutto è ricominciato. Ho sentito delle voci. Nella camera di Paul, ma quando sono entrata non c'era nessuno. Non c'era nessuno nella camera da letto. Poi ho cercato zia Lilia, ma non ho trovato neanche lei. Oh, dottore, la prego di venire qui. Verrò subito.